Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Yas e oggi sono qua per presentarvi il quinto episodio della nostra modalità carriera con la Sampdoria. Dopo qualche giorno di assenza appunto dai video di carriera, torniamo con un episodio in cui ci saranno tre partite importanti per vedere a che punto siamo dopo il calciomercato estivo, nella quale, come avevo già detto, non abbiamo portato grandi nomi, se non Pato forse, nella nostra squadra, perché non ho voluto sconvolgere la squadra, ma ho venduto Eder, perché comunque anche nella realtà doveva andare via anche Soriano, quindi alla fine è arrivata una maxi offerta per Eder, ho deciso di venderlo. Ma cominciamo subito con proprio Pato, che prova un tiro non molto potente ma velenoso, parata di Mirante, che poi alla fine in due tempi riesce anche a prendersi il pallone. Altra azione al 42esimo con Cassano, che come sempre va sempre a chiamare il pallone, lo riceve, passa per De Silvestri, prova il cross dentro per Muriel, lo stacco, però alla fine non riesce a dare la potenza giusta per lo stacco. Qua Iñaki Williams, che prova come sempre andare da solo in dribbling, però alla fine viene fermato da Gastaldello, il nostro ex capitano, che con grande esperienza capisce subito cosa voleva fare. Ma qui dopo aver perso il pallone riusciamo a recuperarlo, Muriel con tantissimi rimpalli riesce ad arrivare davanti al portiere ma non riesce a finalizzare. Pato che si va a prendere il pallone dopo la rimessa laterale, il cross Mirante, la parata con l'aiuto del palo, e quindi palla in calcio d'angolo. Davvero Mirante forse sarà stato l'uomo partita, perché se il Bologna era ancora sullo 0-0 era anche grazie appunto a Mirante, perché ha fatto tantissime ottime parate. Qua Niak si va a prendere il pallone, prova la botta e la parata di Mirante ancora una volta, stavamo proprio parlando di lui e ce la va a parare. Alla fine siamo al 90esimo, proviamo a ripartire ma non c'è più tempo, l'arbitro fischia e quindi il Bologna riesce a strapparci un punticino che per loro sarà fondamentale per la lotta alla salvezza, mentre per noi è ci lascia l'amaro in bocca, perché come potete vedere dalle statistiche abbiamo realizzato molto di più noi dal punto di vista delle occasioni, però alla fine loro sono stati cinici e sono riusciti a portare un punticino, come ho detto, per loro è fondamentale. Vado ad allenare i giocatori, come vedete migliorano molto i nostri giocatori, ma soprattutto Muriel aumenta di 1 e va a 76, migliorato davvero tantissimo. E niente, sono davvero molto contento di questa cosa degli allenamenti, perché mi permette di personalizzare appunto il mio allenamento e di decidere quali giocatori allenare, quali giocatori magari trascurare. Quindi andremo a giocare la nostra seconda partita contro il Torino, questo è il modulo con la quale andremo ad affrontarli, il nostro classico 4-3-1-2 dopo la prima partita nel quale abbiamo provato a giocare con il 4-2-2-2, non è andata molto molto bene, quindi ho deciso di tornare con il nostro modulo classico contro il Torino, che come sappiamo è una squadra che è molto organizzata difensivamente ma che quando vuole punisce anche offensivamente. Quindi diciamo che il Torino forse è stata una squadra che mi ha messo davvero in difficoltà, infatti qua lo dimostra con questo bel tiro di Benassi, ma la bellissima parata di Viviano riesce a mantenerci sullo 0-0. Al 39esimo minuto arriva la nostra prima azione su un cross bello di Muriel, però forse troppo verso il portiere, a Martel. 48esimo, il passaggio per Iñaki Williams, Pato prova ad accentrarsi, prova la botta e la parata di Padelli che riesce a salvarsi, poi Glick vabbè avrebbe spazzato. Qua la palla fuori per Vasco Regini, Vasco Regini che prova il tiro e arriva un gol davvero fantastico di Vasco Regini. E niente, ho provato ad urlare e mi è partita la gola perché ho un mal di gola atroce, però ragazzi ci voleva l'urlo, perché Vasco Regina ha fatto qualcosa di incredibile. E forse qua in fase di montaggio dirò ma che cazzo ho urlato, però va bene lo stesso perché dovevate vedere il live. Se l'avessi fatto il live davvero avrei fatto 4 minuti di urli, perché io non sono uno abituato a fare bei gol, e quando ne faccio magari anche uno che magari voi direte ma questo gli faccio io tutti i giorni, però io quando l'ho fatto mi sono sentito davvero mi sono sentito benissimo. Però non perdiamoci in chiacchiere, siamo all'89esimo minuto, dopo un calcio d'angolo proviamo il contropiede con Niang, come sempre è sempre, sì scusate il gioco di parole, lì sul pezzo, prova Niang il tiro, attenzione la zampata e non ci posso credere, riusciamo addirittura ad andare sul 2-1. E qua ragazzi
Niente da dire, qualcosa di incredibile perché non mi sarei mai aspettato di portare a casa la vittoria dopo che eravamo sull'1-1 e mancava davvero 2 minuti, penso, alla fine della partita, però Christodoulopoulos riesce a portarci in vantaggio e comunque alla fine la partita finirà qua perché infatti l'arbitro va a fischiare e finisce la nostra seconda partita dopo un primo pareggio, non, direi non molto, non molto bellissimo, sì, vabbè, non molto bello che abbiamo fatto in casa. Riusciamo a vincere questa partita e forse questa rispetto alla prima non ci meritavamo proprio di vincere, però comunque abbiamo giocato bene e i 3 punti non si vanno mai a rifiutare. Quindi sono stato molto molto contento della prestazione e soprattutto del risultato che alla fine è la cosa più importante. Quindi andiamo a fare anche la seconda sessione di allenamento e come vedete anche qua sono andati molto molto bene gli allenamenti, è cresciuto molto Gerson, pure Economo, quindi sono stato molto molto contento, pure Carbonero si sta avvicinando al 75. Allora con quei pochi soldi, comunque quei 3-4 milioni che ci sono avanzati dopo il calciomercato, ho deciso di investirli per un osservatore della primavera che fosse davvero quello da 5 stelle di giudizio, quindi quelli migliori per trovare dei grandi talenti. Quindi sono andato a giocare la terza e ultima partita contro la Roma in casa. Questa volta è stata una partita davvero difficile, ve lo anticipo subito. Questa è la formazione, ho deciso di mantenere il 4-3-1-2. 4-3-1-2 perché è comunque il modulo con la quale mi trovo meglio. Quindi siamo in casa, come vedete voi siete sempre lì che ci sostenete. E niente, contro la Roma è stata una partita difficilissima, non vi anticipo niente, andremo a vederla insieme. E infatti cominciamo subito noi con Christodoulopoulos che recupera il pallone, il passaggio per Muriel, attenzione Muriel è tutto da solo e la scivolata di Rudiger. Mamma mia che chiusura qua, davvero, quando mi ha fatto quella chiusura ho detto ma che cazzo qua. Porca troia, 17° minuto e non ve lo faccio neanche rivedere perché un'azione davvero, ci hanno bucati ragazzi, attenzione che qua addirittura provano il 2-0, davvero io dovevate vedermi in live, non riesco neanche più a commentare, dovevate vedermi in live, era uno schifo, al 26esimo ero già quasi sul 2-0, poi alla fine vabbè che ci ha anche graziato il guardaline, qua ho provato un lancio ma niente di che, insomma Szczęsny ci regala il pallone, Muriel! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Che cazzo è successo? No ragazzi, davvero dovevo... No, cos'è sta roba? Cioè, è arrivato... Allora... Lancio lungo di penso sia stato Christodoulopoulos. Szczęsny al limite dell'area, la prende, attende quei 5 secondi giusto per perdere tempo, giustamente. Vede Muriel libero, prova a passargliela, però si dimentica ovviamente che è il giocatore avversario. Ce la passa e noi segniamo. Quindi, ma ragazzi, davvero no comment. Io direi davvero di chiudere anche l'episodio qua perché non mi era mai successa una cosa del genere, cioè la CPU di solito fa di tutto per farti perdere al 90esimo, fa di tutto per farti perdere le partite, fa di tutto per farti incazzare e questa volta è la prima volta che mi è successa una cosa del genere, quindi io ero come per dire ma che cazzo, poi non pensate che l'abbia fatto io perché c'ho, cioè, l'avete visto pure nel video, se l'avessi fatto io si sarebbe visto, quindi ragazzi davvero io non so come cazzo sia successo, però va bene lo stesso, io quindi vi saluto. Vi invito come sempre a lasciare un mi piace, commentate dicendomi se vi è mai successa una cosa del genere. Ci si vede alla prossima, bella ragazzi.